Opéra d'Arte, une association de art d'artistes et qui est enseignant en médiation civile. Il va nous parler d'un chien andalou, la Madone de Borriga, Confessione, le corps féminin entre le cinéma, la peinture et la dramaturgie chez Luis Buñuel, Salvador Dalí et Ernesto G. Lora. Le micro. Allora, questa immagine è un quadro di Salvador Dalí, si chiama Madonna di Borriga. Ed è uno dei tanti esempi di arte sacra di Salvador Dalí che vorrei mettere in luce in questo intervento. Abbiamo fatto le traduzioni in spagnolo e in francese, ma mi scuso, non sono delle traduzioni buone. Mi preoccuperò di farlo in seguito, diciamo, di metterle a punto le traduzioni. Comunque, meglio che niente. Confessione. Sulla scena di Confessione è una recente pièce teatrale di Ernesto G. Laura, liberamente ispirata al Vangelo, non c'è dramma. Ho cercato di accostarmi a un genere teatrale, il dramma sacro, fuori da ogni retorica ed enfasi, sperimentando una scrittura schietta e forte, che rifletta la sensibilità del nostro tempo, ha scritto l'autore del dramma, Ernesto G. Laura. La protagonista è una donna che sfiora la conversione dopo aver incontrato Gesù sul Golgota. Sara, la protagonista del mio dramma, Sara è un'invenzione letteraria, non esiste nella Bibbia, diciamo. È una prostituta di 2000 anni fa che ha incontrato Gesù nei giorni della predicazione alle folle, proprio al termine del discorso della montagna. Ma a differenza di Maddalena, del Vangelo, non si è pentita, non si è convertita e ha continuato a vivere l'esistenza e il mestiere. Tuttavia qualcosa si è insinuato dentro di lei e ha fatto crescere in lei un malessere. Quindi abbiamo Sara. Sara si confessa raccontando la sua storia davanti a Gesù crocifisso. La croce non è rappresentata sulla scena, ma è posta dalla parte del pubblico. Le attrici, perché sono due attrici, adesso vi dirò chi è la seconda donna, si rivolgono al crocifisso e sembra che interrogino gli spettatori, i quali in tale modo sono invitati a guardare a questa donna con gli stessi occhi buoni, non giudicanti, di Gesù. Questa confessione è un monologo fatto non solo davanti alla croce, ma anche davanti alla presenza di una donna, in un primo momento misteriosa, Maria di Nazaret. Quindi abbiamo Sara e la madre di Gesù, il crocifisso, ma anche il pubblico. Dopo la morte di Gesù, Maria si accorge subito che Sara è spaventata
così infonde in lei lo spirito necessario per superare quel momento di sconforto. Maria non è spaventata, Sara è spaventata. Perché? Non lo sappiamo. Ah, ecco, ecco perché. Gesù è morto prima di pronunciare parole di perdono. Questo vede Sara. Siccome lo vede, si angoscia. Proprio perché lo vede, proprio perché lo pensa. Pensa, Dio non mi ha perdonato. Soffre e si angoscia. Questo perdono di Dio, che, di cui si dubita, pende come una spada di Damocle sulla scena. Eppure non ha il peso morale di una provocazione fine a se stessa. Non deve rinfacciare qualcosa a nessuno, è soltanto un invito all'indirizzo del pubblico. Ogni singolo spettatore è ora quasi costretto a prendere posizione. Non ci si può più nascondere tra il pubblico. Il pubblico non può nascondersi dietro il nome collettivo pubblico. Ciascuno è invitato a prendere posizione e a pubblicare il proprio giudizio, il proprio sì o no. Sì, è una prostituta. No, non è una prostituta. Su Sara le immagini della colpa producono un tormento. Tu devi decidere, non c'è tempo. Tu, spettatore, hai questa possibilità ora. Il dramma della possibilità, come il dramma di ogni possibile errore umano, è questa storia dell'errore umano. Questo dramma in confessione viene spostato genialmente dalla scena della rappresentazione verso il pubblico. Ecco perché all'inizio dicevo che sulla scena non c'è dramma. Il dramma è spostato sul pubblico, cioè su ciascuno che deve decidere. Una situazione del genere si presenta nel dipinto del 49 di Salvador Dalì, Madonna di Porligat. Quindi cosa vediamo qui? Possiamo vedere questo, che il trono su cui siede Maria è il trono della Madre di Dio. Il pittore ha inteso rappresentare anticristicamente il disfacimento del trono. È il trono. Perché? Perché è il simbolo della carità. Tiene assieme, uniti, tutti i pezzi della costruzione che si staccherebbero se non fossero uniti dalla caritas, dall'amore. Oppure non è il trono della Madre di Dio. Cioè, Salvador Dalì ha inteso rappresentare il disfacimento del trono, come dire, la sua contingenza, la sua esposizione al disfacimento nichilistico di tutto. Analogamente, rispetto a Sara, possiamo formulare due giudizi opposti. È una prostituta, il drammaturgo ha inteso rappresentare il disfacimento della moralità, oppure non è una prostituta, ma una donna che ha creduto ed è stata perdonata. I due giudizi, quindi, stiamo qui, i due giudizi, è il trono della Madre di Dio, non è il trono della Madre di Dio, non vivono sullo stesso tempo,
la riuscita estetica di questo dipinto, secondo me naturalmente, sta proprio nel riuscire a tenere insieme questi due luoghi, questi due momenti radicalmente diversi. Si tratta di una antinomia che è incarnata nell'opera. Il secondo giudizio non può essere espresso perché è in eccesso rispetto ai fatti che appaiono. Dio muore in croce. Il pubblico non avrebbe, quindi Sara è condannata, Sara non ha avuto il perdono. Sara eccede i suoi stessi dubbi se invece si decide che Sara non è una prostituta, si decide che Sara è un figlio di Dio, si decide che Sara è perdonata, si decide che il perdono di Dio è imperscrutabile e noi non sappiamo nulla, è infinito. Ecco, questo giudizio eccede ogni pensiero. L'opera d'arte ci offre allora un'occasione per superare questa zona del possibile, proprio perché l'ha mostrata in modo puro, senza innesti ideologici tipici delle opere d'arte non riuscite. Cos'è una opera d'arte non riuscita? Forse l'aria condizionata? Una opera d'arte non riuscita a questo livello è un'opera d'arte che presenta ideologicamente al fruitore degli elementi di disambiguazione, cioè di elementi di chiarimento, di toglimento dell'ambiguità tra questi due tipi di giudizi, i quali vivono due temporalità diverse. L'opera ci offre quindi la possibilità di superare questa contraddizione, tenendo insieme queste due dimensioni, questi due tempi. Se l'esistenza sulla scena di Sara non rivelasse una inadeguazione tra i dubbi sul perdono e la fede, sì, non sto leggendo tutto, ma... allora tutto sarebbe risolto sulla rappresentazione scenica. Si tratterebbe di una rappresentazione, di una conversione, di una santità, oppure della rappresentazione di una possessione demonica. Sara rimane col suo peccato. In tale modo però noi avremmo avuto solo un personaggio senza vita, una bambola meccanica che segue un copione e basta, una sceneggiatura. Invece Confessione riesce nel miracolo di convincerci che non c'è completa adeguazione delle emozioni che vivono in Sara. Ogni vera emozione, questo è il punto, perché? Perché ogni vera emozione è una crisi del tempo che si realizza. L'ambiente che la circonda, la messa in scena della pièce, ha quindi un suo abnorme, e questo abnorme è bello, questo abnorme è bello. Da tale punto di vista il rapporto tra arte e fede non è occasionale ma strutturale. Sto sostenendo che indipendentemente dalla tematizzazione di un certo quadro, scultura, opera musicale come sacra, in realtà in chiave non confessionale questa struttura è fondamentale per poter accedere ad una in negativo, ad un criterio che ci indichi la strada per il kitsch,
Vale a dire, quando un'opera, ripeto, non presenta elementi di disambiguazione dati lì, non costringe lo spettatore ad abbracciarli e lascia lo spettatore libero di fronte all'alternativa diavolo o acqua santa. Il cristianesimo, per restare al cristianesimo, si potrebbe anche indagare l'islam, si potrebbe indagare l'ebraismo, il cristianesimo con la Caritas ha costruito un intero mondo contro la fatalità meccanica della legge di adeguazione, dove il tempo tutto macina e tutto risolve. Supponiamo dunque che sia l'anticristo, Satana, a formulare il primo giudizio. È una prostituta, è una donna non santa, perché Satana pronuncia questo. Cioè, quando noi diciamo quella non è perdonata, è Satana, perché stiamo dicendo che Dio non è amore, Dio non è perdono. Quindi supponiamo che sia appunto Satana a formulare il primo giudizio, è una prostituta, è una donna non santa, mentre il contro anticristo, il secondo giudizio, è una santa, non è una prostituta. Il rapporto tra i due giudizi è impossibile perché non vi è unità di tempo. Sto sostenendo che ad una coscienza non si può presentare di fronte alla coscienza questa alternativa. Diciamo che in termini psicoanalitici, ne abbiamo parlato anche ieri, soprattutto nel lavoro di Rowe, mi sembra, se non lo pronuncio male, non mi ricordo esattamente il nome, ma si parlava appunto, si insisteva sulla differenza tra un linguaggio pensato come significante, effettivamente, cioè sganciato, René Lev, come dire, un linguaggio che pone veramente in secondo piano la questione del senso e del significato, e un linguaggio invece che la pone al centro. Ecco, questo linguaggio è costituente la soggettività. Che vuol dire questo? Vuol dire che si tratta di un'esperienza della soggettività che non può avere di fronte a sé l'alternativa tra Dio e non Dio. Tra i due giudizi non c'è unità di tempo. Mi spiego ancora meglio un momento. Se io dico non è una prostituta, è santa, è figlia di Dio, è figlio di Dio, il mio giudizio è un giudizio escatologico, non è un giudizio, non può essere un giudizio d'uomo. Se dico che se non lo dico, d'accordo, è un giudizio d'uomo, e non c'è tempo, cioè ciascuna posizione è disinteressata rispetto all'altra. Non c'è interesse per una posizione di interessarsi all'altra, e viceversa. Qui il contributo dell'esperienza freudiana diventa essenziale, come comprese e teorizzò Salvador Dalì. Voi sapete che fu Salvador Dalì a instradare Jacques Lacan negli anni 30 allo studio di Freud. E Salvador Dalì e Jacques Lacan ebbero rapporti importanti fino al 1975 almeno. Tanto che Lacan lo cita anche nel seminario su Joyce. Nella lezione del 1960 sul transfert, O que monsement était l'amour, Lacan continua a portare il suo attacco alla psicologia senza metapsicologia, la cosiddetta two-body psychology. La two-body psychology che sostanzialmente è la psicologia vincente oggi. Nel suo prologo Lacan parte dal testo capitale del cristianesimo primitivo, che è l'inno al Logos, presente nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, l'abbiamo visto ieri. In principio era il Verbo, e vi ritorna con un rovesciamento che in realtà è una sua proposta di lettura, dopo essere passato prima attraverso Goethe, in principio era l'azione,
poi attraverso Marx, in principio era la prassi. Lacan osserva che ciò che importa in queste espressioni non è il loro valore di enunciato, ma il loro valore di enunciazione, o anche di annuncio, dice Lacan, in quanto queste formule fanno apparire l'ex nihilo proprio di ogni creazione e di questa mostrano l'intimo legame con l'evocazione della parola. Proprio ieri si cercava di sganciare questo ex nihilo dal, in principio era il verbo. Adesso vediamo se è possibile con Lacan questo. Lacan nel corso del suo insegnamento chiarirà sempre meglio come il tempo della creazione per gli esseri parlanti, che è il tempo della relazione intratrinitaria tra il padre e il figlio, non può darsi secondo un principio genealogico di tipo storicistico. Per esempio, quando 10 anni dopo, nel seminario sulla politica del 70, Lacan ricorda come la nozione di destrudo, pulsione di morte, sia stata imposta a Freud dallo sviluppo di un'esperienza, la psicoanalisi, che è strutturata come discorso, parla all'uditorio Lacan, come esperienza dell'eccedenza pulsionale, e che questa esperienza fosse reale dell'esperienza. Cioè, che vuol dire qui? Che non fosse a livello di uno stato del mondo, di un protocollo mondano. Dice Lacan, sta spiegando che cos'è la pulsione di morte. La pulsione di morte l'abbiamo qui, davanti a voi. E ciò che dico, tra me e voi, je dis ce que je dis, je ne parle pas de ce que je dis, je suis. Je ne parle pas de ce que je suis. Je dis ce que je dis. Je ne parle pas de ce que je suis. Aggiungeva Lacan. E l'anno dopo, nel 71, nel seminario d'un discorso ne serait pas du semblant, dice: sono forse presente quando io parlo? Per poi passare, Lacan, a questa immagine del rapporto tra la coscienza, l'organo della vista, e l'accecamento. Coscienza, vista, accecamento. Dice Lacan, in quella macchia sulla retina, in cui l'occhio non ha la minima voglia di perdersi, quando, dopo aver fissato il sole, lo si lascia innanzitutto vagare sul paesaggio. Non ci si vede il suo esserci, dice Lacan. Mica è stupido l'occhio, non è stupido l'occhio. Dunque, ciò che conta qui, dopo la scoperta della pulsione di morte, sta proprio in ciò, nell'indebolimento della identificazione, che si rileva nella posizione femminile della coscienza. Faccio riferimento qui ad alcuni testi freudiani, per esempio il testo sull'umorismo, l'appendice, il piccolo testo sull'umorismo del 1927, che è fondamentale per vedere la modificazione della teoria del superio, ma anche naturalmente sessualità femminile, il 1931. Cioè, qui veramente Freud mette a punto la seconda topica. Freud scrive, al di là del principio di piacere, dopo che l'ha scritto, ha il problema, voi sapete meglio di me, di costruire una seconda topica. Io essere superiore. Ci mette 10 anni per farlo. Ok. Nel film del 1928 di Louis Buñuel e Salvador Dalí, Le Chien Andalou, tutti questi problemi vengono ripresi attraverso una strutturazione surrealista del sogno in chiave paranoico-critica. Adesso vediamo che cos'è questa paranoia critica.
aggiungo, non come metonimia del desiderio inconscio, ma come reale della fruizione, cioè come trattamento dello sguardo, trasformazione femminile della fonte erogena. Trasformazione femminile della fonte erogena. Adesso poi dico meglio questo, che rimane oscuro in questo momento. Ma prima ancora bisogna dire ancora qualcosa sul dramma della scelta, che si esemplifica nelle opere d'arte di cui abbiamo detto sopra, nel dipinto Madonna di Porligat. Non si tratta di dimostrare in qualche modo che è un trono o che non lo è, altro punto essenziale. Non si tratta di dire è un trono, non è un trono, sulla base di evidenze, di constatazione, che una coscienza, sto ripetendo quello che ho detto prima, che una coscienza opererebbe secondo una certa unità di tempo e di luogo. Come se dire di sì abbia la stessa logica temporale del dire di no, questo è il punto. Come se dire di sì ha la stessa logica temporale del dire di no. Non ci giriamo intorno, stiamo parlando del fiat di Maria all'angelo. Quel sì ha un tempo abissalmente diverso dal no. Non è un bivio che ha di fronte una coscienza, a sinistra, a destra. Quindi in confessione non si tratta di raggiungere la certezza che Sara non è una santa sulla base di evidenze. Uno la registra e guarda cosa fa nella vita privata. Cosa fa nella vita privata. Oppure il contrario, che è una santa. Che... Ok. Perché? Perché non è possibile? Perché non c'è tempo. Il n'y a pas du temps. Non c'è tempo. Il tempo manca. Non ci si può interessare a ciò che non può interessare, ciò su cui ricade il desiderio, ovvero allo stato di fatto, alla cosa così com'è del mondo. Il discorso sul dramma sacro è impossibile se tale discorso si titola fuori del sacro, allorché diventa completamente secolarizzato. Tale è l'approccio della psicologia senza metapsicologia, che si accontenta di protocolli. Noi lo diciamo, no? Il discorso non è che il discorso è solo discorsività. Non è cioè un apparato di cattura di significati, di produzione di senso, di descrizione di stati del mondo, di compitazione di protocolli, di archivazioni. Nel dramma della scelta non c'è tempo per interessarci all'altro. Uno dei due protagonisti potrà continuare a ripetere, è proprio un trono. L'altro potrà continuare a ripetere, non è un trono, all'infinito. La infinitizzazione del linguaggio accade quando l'ambiguità della rappresentazione non si rende trasparente. L'arcano è questo, l'incantesimo è questo. Fin quando non ho trasparente l'ambiguità, ci sarà qualcosa che dirà è un trono, ci sarà qualcosa che dirà non è un trono. Questo linguaggio all'infinito accade quando l'ambiguità non si rende trasparente, ma è disturbata da elementi ideologici che tendono a disambiguarla. La coscienza si sentirà forzata alla scelta, non sarà autenticamente libera nell'esprimere il suo giudizio. L'esempio dell'opera d'arte riuscita è quella di un testimone che è possibile lasciare libero il fruitore di decidere. La cosa è enorme. Sto dicendo, io qui faccio riferimento, scopro un attimo le carte, faccio riferimento all'archivio di filosofia a Roma, dove Lacan fu anche invitato negli anni 60 da Enrico Castelli, di cui un importante allievo è stato il mio professore di filosofia, Marco Maria Olivetti, e Lacan dà un tributo a Castelli nel testo del Tribe, se voi andate a guardare il Tribe, negli scritti,
c'è questo riferimento. E un grande interesse all'arte di Salvador Dalì ce l'ha avuta Enrico Castelli, su cui io mi ispiro in questa logica, ma la ritrovo in tutti gli accostamenti che Lacan fa all'arte, ed è un ambito molto poco esplorato questo qui. Per esempio, in genere negli approcci all'estetica psicoanalitica si tende ad applicare la teoria psicoanalitica rispetto all'opera d'arte. Per esempio si dice: ecco l'oggetto A, sta là l'oggetto A, l'objet A, si indica col dito. Voi non so se avete mai visto questo piccolo cortometraggio, Le Chien Andalous, è famoso l'incipit, c'è il primo piano di l'occhio di una donna che viene aperto e una lametta che lo taglia, lo secca. Bisogna stare attenti a non interpretare queste cose come semplici provocazioni surrealiste, una provocazione. Io guardo un film, un po' come i dadaisti facevano prendendo l'insalata e gettando i pomodori sul pubblico, no? Scandalizzando. C'è ben altro. Bisogna ricollegarsi alle tesi di Lacan sull'occhio, che Dalì anticipa, e bisogna ragionare sul trattamento dello sguardo non senza la logica della trasformazione femminile della fonte erogena, che è in rapporto alla finalità stessa di una psicoanalisi come cura. Questo aspetto teoricamente si può cominciare a prendere addirittura in un primo Freud, nel Freud di metapsicologia. Noi leggiamo bene pulsioni e loro destini, noi vediamo che il destino della pulsione non è l'inibizione. L'inibizione è un momento che la pulsione passa, come dire una passione, un viatico. Ma non è l'ultima parola l'inibizione. Perché? Perché l'inibizione, che sarebbe, voi sapete meglio di me, il superio o l'oggetto interno, l'inibizione impedisce alla soddisfazione di soddisfarsi fino in fondo, di arrivare al fondo della jouissance, della soddisfazione. Dunque la pulsione deve ripetersi all'infinito, deve ritornare sul luogo perché non si è soddisfatta fino in fondo. Ma un destino possibile della pulsione è una pulsione non inibita alla meta. Certo, si tratta di pensare questa disinibizione non come disinibizione maniacale, si tratta di pensare questa disinibizione in altro modo che un modo psichiatrico. Oppure potremmo fare l'errore noi di dire, di utilizzare per esempio la teoria della, noi intendo dire chi si orienta con Lacan, la teoria della preclusione, che comunque la preclusione di un homme du père che è molto utilizzata a vari livelli. Io vedo anche nella critica letteraria, molte persone la utilizzano. È sbagliato, è ideologico. Un altro episodio del film Le Chien Andalous riguarda sempre il corpo, e cioè una mano che viene schiacciata nello stipite della porta. Viene schiacciata e escono dalla mano delle formiche, vale a dire quegli animali che escono fuori quando un organismo è in putrefazione. Nel Salvador Dalì successivamente comincerà a sviluppare tutta una teoria. È molto importante tenere insieme l'opera pittorica di Salvador Dalì con la scrittura di Salvador Dalì. Non si capisce perché le cose non debbano andare insieme. Per me devono andare insieme, per Salvador Dalì devono andare insieme, però poi c'è questo discredito della scrittura in genere rispetto alla pittura. Dice Salvador Dalì: come si può pretendere che gli altri capiscono i miei quadri quando io stesso, che sono l'autore, non li comprendo? Il fatto che io stesso, nel momento di farli, non comprenda il significato dei miei quadri, non vuol dire che questi non abbiano alcun significato. Al contrario,
Il loro significato è così profondo, complesso, coerente, involontario, che sfugge alla semplice analisi dell'intuizione logica. Tutta la mia ambizione sul piano pittorico consiste nel materializzare, con tutta una rabbia di precisione imperialista, le immagini della irrazionalità concreta. Parlando del suo film, dice: Anshan Andalou ha riscosso un successo senza precedente a Parigi, il che, quindi, ha avuto molto successo, il che ci riempie di indignazione, come qualsiasi altro successo del pubblico. Ma pensiamo che il pubblico che ha applaudito Anshan Andalou è un pubblico abbrutito dalle riviste, dalle divulgazioni d'avanguardia, che applaude per snobismo tutto ciò che gli sembra nuovo e bizzarro. Non ha compreso il contenuto morale del film, che è indirizzato direttamente contro quel pubblico, con una violenza e una crudeltà totali. Che vorrà dire qui? E ancora, il nostro film, realizzato al di fuori di qualsiasi intenzione estetica, non ha niente a che vedere con i vari tentativi di quello che viene chiamato il cinema puro. Al contrario, la sola cosa importante del film è ciò che in esso accade. Vedete, è ciò che osserverà Lacan 30 anni dopo. Lo vedevamo prima a proposito del seminario sulla politica, ma proseguendo da lì fa percepire bene a parole quella etica del non disambiguare di cui ho parlato sopra per gli esempi artistici. Dice: si tratta di una semplice registrazione, constatazione di fatti. La differenza abissale rispetto agli altri film è che tali fatti, invece di essere convenzionali, costruiti, arbitrari, gratuiti, sono fatti reali, fatti irrazionali, incoerenti, senza alcuna spiegazione. Solo l'imbecillità e il cretinismo consustanziali alla maggior parte dei letterati e alle epoche particolarmente utilitaristiche hanno reso possibile la convinzione che i fatti reali siano dotati di un significato chiaro, di un senso normale,